tutti e benvenuti in questo nuovo video sul canale. Come sempre struccatissima, ma questa volta farò una cosa che mi state chiedendo tantissimo, soprattutto le ragazze, poi magari c'è qualche ragazzo a cui interessa il make up, un po' di chitty chat. Questo qua è un get ready with me, ovvero ci prepariamo insieme. Ci prepariamo nel senso che mi truccherò insieme a voi e intanto vi ho chiesto su Telegram di darmi qualche argomento, qualche cosa di cui possiamo parlare nel frattempo, visto che non posso ascoltare della musica, perché non parlare di qualcosa tutti insieme o che magari voi mi avete richiesto che vi interessa. Come avrete letto dal titolo, un get ready with me è un po' speciale perché ho visto spopolare su internet questa cosa delle lentiggini spray fatte con questo oggettino che è il ritocco perfetto di L'Oreal. Io ho preso in questo caso i castani dorati perché non c'è una colorazione più chiara, ma mi sono resa conto che questa è forse fin troppo chiara, non lo so, dopo lo vedrete insieme. Comunque avrete già vi avrò già spoilerato questo make up spring look un po' primaverile che andremo a fare insieme oggi sotto una foto che ho caricato qualche giorno fa su Instagram. E nulla, siccome sono in spring mood dovuto anche al mio verde di capelli che ormai è proprio verde, cioè il grigio, non c'è nemmeno più l'ombra, e nulla, mi andava di farlo con voi e provare anche noi questo beauty trend visto su Instagram, visto che come sapete io amo le lentiggini finte e purtroppo non le ho. Comunque, una cosa di cui mi avete chiesto di parlare, oltre ai trattamenti di capelli, Atlas e cose di cui ci farò un video a parte, perché non mi va di parlarne qua, nel senso ci va del tempo, della concentrazione e io mi perdo in chiacchiere, mi avete chiesto di parlare di tematiche tipo gay, lesbiche, omosessuali, comunque comunità LGBT, nel senso non mi piace molto etichettare con nomi tipo appunto gay, lesbiche, cose, però voi me l'avete chiesto così, quindi vi leggo la domanda come è stata richiesta. Questa persona che me l'ha chiesta è Justin su Telegram, quindi ciao Justin e grazie per la domanda, poi tematica, argomento, scelte, chiamatela come vuoi. Comunque adesso vado ad applicare finalmente il fondotinta di Fenty Beauty, che ha una lunga tenuta, se no solitamente uso quello di The Ordinary che costa molto meno. Comunque la mia colorazione è tipo quella dei muri 120, quindi tipo il secondo o terzo colore che hanno, quindi vado ad applicarlo. E comunque niente, mi avete chiesto cosa ne penso. Cosa ne devo pensare? Nel senso, in tutta la mia vita scolastica in generale ho sempre stata circondata da persone, scusate, ma vedo nello specchio, sono sempre stata circondata da persone che ovviamente facevano parte di questa comunità e non sono assolutamente contro, anzi totalmente pro. La cosa è che per il mio fatto di essere un po' maschiaccio tre quarti delle volte, anche se poi voi magari lo notate di meno, però sono la classica persona che preferisce uscire in felpa e leggings piuttosto che così un po' femminile come sono rare volte, però oggi mi andava, ecco. E nulla, e molte persone mi hanno sempre preso per appunto omosessuale, lesbica e cose. Io sono per la questione di ognuno ama chi vuole, senza dover dare peso al sesso di questa persona. Intanto sento già i tuoni, mi sta già venendo l'ansia perché ho paura dei temporali, grazie, sta iniziando a piovere. E comunque niente, mi avete chiesto e io vi dico che sono dell'idea che ognuno, indipendentemente dal proprio sesso o dal sesso opposto, può amare chi vuole. Nel senso, sono per la libertà di pensiero, libero amore, libero tutto. Nel frattempo vi dico, adesso vado ad applicare, anche se sta finendo RIP, il correttore Conceal and Define di Makeup Revolution in il colore C4. Sta finendo, quindi ne vedrete veramente poco. Infatti i miei brufoli non si copriranno mai. E comunque, mi avete chiesto cosa ne penso. Io seguo tantissimi ragazzi o ragazze, comunque lesbiche, trans, drag, nel senso non saprei nemmeno io come definirli perché non vorrei offendere chi segue queste persone con magari un termine errato, quindi vi chiedo perdono già in anticipo. Seguo un sacco di youtuber tipo DMT o Alex Hilton, non so, comunque avete capito, lui, lei, che io stimo tantissimo per il coraggio che hanno avuto
nell'esprimere se stessi, soprattutto sul web, che come sapete è un mondo veramente infame, nel senso che di persone arrampicatrici sociali, nel senso che fanno video per il semplice fatto di fare views, scatenare odio contro altra gente, penso ce ne siano già abbastanza, e vedere persone che comunque hanno avuto il coraggio di esprimere se stessi, come mi sono grattata top, hanno avuto il coraggio di esprimere se stessi fregandosene dei pregiudizi, io sono persone che stimo altamente. Comunque, questo qua adesso ho messo il correttore. Questa qua è la spugnetta di Real Techniques, che è quella che mi piace di più per ora, e la uso bagnata, umida, diciamo. Prima di andare a settare il tutto, uso il contour stick di Fenty Beauty, che è quello che sto amando di più, che è il più chiaro di tutti, ed è il Match Sticks in Amber, che come vedete è tipo... Questo è il mio scuro di contour. Comunque, è nulla. E nulla, cosa ne penso? Nel senso, cosa devo pensare? A parte che tre quarti delle persone credono che, appunto, non so se l'ho già detto, vabbè, sono un po' ripetitiva. Credono che io sia lesbica, per il modo mio di essere. E questa la trovo una cosa veramente stupida, perché nel senso, io posso vestirmi, agghindarmi, come mi pare. Nel senso, perché bisogna etichettare una persona sul vestito? Cioè, può esserci una ragazza che magari è omosessuale, che si veste con gonne, cose frufru, e liberamente, anche se, ovvero, anche se ci sono molti stereotipi e difficilmente lo viste, però esistono ragazze estremamente femminili, ma pur sempre, diciamo, non eterosessuali, quindi why not? Nel senso, perché mi dovete fare tutte queste pare? Il problema è che io amo questo contour stick perché è super easy da sfumare, ecco. Comunque un sacco di persone applicano il fondotinta col pennello, io ci ho provato e mi vengono delle strisce che non so nemmeno io. Rip. Comunque voglio fare una prova, ovvero settare il mio makeup con la LA Girl Pro Powder che ho acquistato su che ha acquistato ieri in realtà, su Beauty Bay. La cosa è che non voglio respirarne 6 kg perché non ve lo far cagate, però userò l'altro lato di questa qua che è macchiata, non è sporca, nel senso è pulita. So che è di quelle che quando fai alla James Charles ti sparaflashano con un flash in faccia e un flashback, quindi risulterei con due strisciozze bianche. Ho fatto l'esperimento con Irene. In realtà nulla, voglio testarne la durata per quando... Ok. Per quando vado al lavoro, perché voglio iniziare a essere meno lucida in fare in modo che il trucco tenga un pelino di più, soprattutto nella zona T. E poi come sempre vado a fissare ancora un po' con il mio pennello di Neve Cosmetics, che è quello con cui mi trovo meglio al momento. La cosa che non mi piace per niente di questa polvere, a parte averne spiegata 6 kg, l'odore è orrendo. Cioè, ma proprio orrendo. Il fatto che questo piccolo brufolo, che in realtà mi sono grattata, quindi non è un brufolo, è proprio una crosticina, non riesco a coprirla, mi urta tantissimo, perché non volevo mettere 7 strati di correttore, visto che ora inizia a fare caldo e poi sudo. Comunque il make-up voi l'avete già visto, quindi vi faccio vedere in breve le palette e tutto quanto. Nel frattempo probabilmente ve lo farò vedere velocizzato, perché il video dura molto, se no. La prima palette che vado a usare è quella da Juvia, questa qua che si chiama... la Masquerade, che ha questo viola che in realtà è mega fucsia, questo fucsia, che sono troppo belli, quindi adesso li andrò a usare e ve li faccio vedere. Allora, prendo prima questo qua che si chiama Zobo, hanno tutti i nomi di città africane, comunque roba tema Africa, perché la ragazza che l'ha inventata, una makeup artist o quel che l'ha inventata è appunto nigeriana, quindi è mega figo. Odio i tuoni. Come vedete vado ad applicarlo solo nella palpebra superiore e lo sfumo leggermente verso l'interno, ma preferisco più verso l'esterno, come sapete, più leggermente
allungato. Ripeto, non sono una makeup artist, semplicemente mi piace truccarmi. Quindi non venite a scrivermi, non si fa così, non si chiama così, non si usa quel pennello, perché uso quello che mi piace. E comunque questo pennello è mega morbido e super figo per questa palette che è super pigmentata, come potete vedere, quindi mi trovo mega bene con questa meraviglia. Come vi dicevo anche nel video dei preferiti, purtroppo l'unico problema delle palette di Juvia è che hanno un fallout pazzesco. Quindi vabbè, io ho fatto prima la base adesso perché volevo avere una bella base completa, perché fatico un po' a fare gli occhi e poi la base, cioè non mi sembra che non sia bello uguale il risultato, però magari una mia fissa. Però ho un poco di fallout. E poi questa parte qua, sempre con questo pennello, perché invece che la sfumatura sia grande, guardo in su e collego la rima inferiore esterna sfumandola sempre con questo fucsia, che in realtà, vabbè, era un viola, però teoricamente è fucsia. E nulla, già come base, voi sapete a me che piace un sacco questo extra, extra, extra. E poi con la primavera, con questo colore di verde, non so, a me piace tantissimo, cioè veramente troppo. E poi prendo questo qua, anche se in realtà è uno shimmer, Calabar, si chiama, sì, Calabar, che è un viola marrone, e lo mischio a, come si chiami? Fulani, perdonate se la palette mega sporca, che è un marrone freddo, scuro, per dare un po' di ombra, per fare un po' di profondità qua. Non lo so, mi piace che la sfumatura sia, che si veda lo stacco sfumato con l'esterno, che è più appunto rosa, più tenue, più chiaro. E infatti, come vedete, l'effetto è già diverso, mi piace tantissimo. Io adoro, cioè vi giuro, adoro. E poi per fare l'effetto iridescente uso l'altra palette di Juvia, che è la Magic, che l'avete vista nell'ultimo preferito, adoro tantissimo, che ha questo colore tipo lilla indaco olografico, che mi ricorda molto quello, la palette di Nabla appena uscita, Blossom qualcosa, che voglio provare a comprare, quindi magari la comprerò, spenderò questi soldini perché sono veramente curiosa. Ha un colore molto simile, mi sono veramente innamorata, è bellissimo. Comunque, siccome voglio che prenda meglio, perché è un colore glitterato, preferisco metterci un po' di correttore, come se facessi una cut crease, anche se in realtà non lo è propriamente, ma vabbè. Come ripeto sempre, non sono una makeup artist, cioè faccio quello che mi piace. La prendo dal bordo perché, rip, sto finendo il correttore. Yes! E un po', in modo che non sia uno stacco un po' troppo violento. Vado solo a sistemarlo con il mignolo, in modo che non mi faccia le pieghette del correttore. In questi giorni sto usando questo pennellino di Essence, che non so nemmeno se lo vendano più, ma è una lingua di gatto un po' più fuffosa, diciamo, perché è molto, ha le setole molto compatte, quindi mi piace molto. Vado a prendere un po' di questo qua, si chiama Faso, perché prima non ve l'ho detto. Cioè, raga, quanto è bello questo colore. Io vi giuro, sono innamorata. Comunque, per chi mi chiedesse dove prendo le palette di Juvia, ve le linko qua sotto, le prendo su Beauty Bay, che è un sito che rivende appunto trucchi che in Italia magari non possono arrivare senza dogana, da tramite, diciamo, tra l'Italia e l'estero, tipo l'America o l'Inghilterra, ed è top perché arrivano prestissimo e quindi sono tipo mega soddisfatta. Infatti io amo, veramente strano questo sito. Poi prendo un po' di Zuba, che è questo sempre rosa fluo cose, e vado a sfumare solo l'interno con un po' di questo rosa shimmer. Riprendo sempre il mio pennello sporco e vado a unire di nuovo lo stacco che avevo creato con il correttore, per far notare meno lo stacco appunto tra i due colori e dare un po' più di uniformità. Comunque sono,
super soddisfatta. Ora ci mancano le sopracciglia. Preferisco, non lo so, va a gusto a periodi, preferisco usare le polveri. Infatti questo qua è il DIY Brow Bar di Soap & Glory. Cambiando colore di capelli, solitamente prima usavo questa specie di, diciamolo professional, usavo questa specie di biondo, in realtà voglio usare il marrone. In questi giorni, infatti, se mi avete visto le sopracciglia più scure, e questo è il motivo per il mio pennellino angolato, semplicemente io ripasso, riempio le mie, perché non lo so, questa volta mi sono venute particolarmente bene perché me le faccio da sola e quindi volevo, non lo so, la forma mi soddisfa particolarmente. Non fate caso al fatto che una sia più sottile e l'altra più spessa all'inizio, perché cioè sono proprio diverse, raga, nel senso, non fateci caso, sono diverse. Comunque nel frattempo mi sono persa da quello che è l'argomento di cui ho deciso di parlare. Comunque per l'illuminante uso la Moonchild di Anastasia e uso i colori mischiati di Pink Heart e Stark, questo grigio, non lo so, mi piacciono, e lo applico con le dita. Persi dall'argomento iniziale, comunque volevo sapere, visto che appunto, come dicevo, molti di voi sono più piccolini, che visione avete voi? Perché molte famiglie, purtroppo, soprattutto visto che siamo in Italia, insegnano che la diversità, cioè il far differenze tra chi è omosessuale e chi è eterosessuale, sia una cosa giusta, e a parer mio non lo è, una cosa mega sbagliata. Il problema è che l'Italia, come ho già detto, è un paese super bigotto, quindi come ti faranno sempre storie per i capelli, te le faranno anche per il tuo sesso, orientamento sessuale. Niente, se non rompono le scatole per qualcosa, nessuno è soddisfatto. Le metto anche un po' qua nel capito. Il mio fotocamera si surriscalda sempre nei momenti meno adeguati. Yes. Siccome tutti quanti poi mi chiedete anche spesso che eyeliner uso, uso il Definition Waterproof Eyeliner di Kiko, che costa 6-7 euro, non lo so, è poco costoso, waterproof, ha una durata pazzesca rispetto ad altri che ho provato di grandi marche, tiene, oggettivamente tiene, e non fa i granelli, non si stacca né nulla. La cosa è che a molti non piace perché ha il pennellino, quindi insomma devi disegnartelo te, devi colorartelo dentro te. Un secondo di silenzio perché bisogna concentrazione per non fare gli occhi diversi. Visto che mi chiedete sempre come mettere l'eyeliner, così lo metto, cioè nel senso non ho fatto né scuole di eyeliner né nulla del genere, ma si impara un po' con l'esperienza. È molto difficile ormai che faccio trucchi senza eyeliner, perché cioè dalla seconda media penso di mettere solo eyeliner. Cioè, trovo che l'eyeliner dia una profondità all'occhio e una linea che adoro, è bellissimo, raga. Ho un freak. Comunque, visto che mi chiedete sempre se sono tatuaggi né o cose, in questo momento non ho i puntini, ma con una punta di eyeliner si fanno, così si fanno. Però non iniziate tutti quanti a fare puntini, che già mi urta la gente che mi segue, magicamente poi inizia a farsi puntini. Beh, leave my puntini, per favore. Ho fatto le mie due wing super lunghe, super on fleek. Il mascara che sto usando ultimamente è il Bad Girl Bang di Benefit, che mi piace un sacco perché a me piacciono gli scovolini senza scovolino, praticamente senza setole, e questi qua sono solo di silicone, e trovo che, vabbè, sempre metto sempre il ciglio finto ovviamente perché non mi piace senza, però trovo che dia un bel tocco, anche perché ne basta veramente poco ed è veramente improbabile da far andare via, cioè nel senso allungarsi le ciglia, soprattutto in quelle sotto, lo vedo perché quelle sopra non lo so, non... senza ciglia finte non mi soddisfano, ecco. Però la differenza, cioè, si vede, ecco, cioè, così è senza ciglia. È ancora in prova, però ho speso ben 30 euro ieri
per questo qua che è il The Sleek Makeup Fixer di Urban Decay, che non lo so, secondo tutti quanti è il top, soprattutto perché è fatto da Skindinavia, non lo so, che so che so essere il top brand di Makeup Fixer, e devo provare la combo con questa cipria qua e questo qui per vedere se tiene, perché teoricamente oil free, quindi non dovrebbe renderti lucida la zona T, quindi speriamo. Facciamolo asciugare, vedrete tipo uno sbrillucicchio di liquidi e nulla. Poi adesso vado ad applicare le ciglia e nulla, ci vediamo una volta applicate. Le ciglia che uso in questo caso non metterò quelle extra, però quelle extra solitamente sono di questa marca, entrambe uso questa marca qua, che è la Unicorn Cosmetics, cioè guardate il packaging raga, io lo adoro veramente. Queste qua extra sono le Cherry Top, quelle un po' meno extra che sto usando in questo periodo sono le Peachy Pie, credo, non lo so, appena trovo la scatola ve lo faccio sapere. E nulla, vado a mettere ciglia e ci vediamo dopo. Sono tornata, ciglia applicate, si chiamano Peachy Pie appunto. Quello che andremo a usare adesso per fare le nostre lentiggini è appunto il L'Oreal Ritocco Perfetto in castani dorati. Bisogna agitarlo benissimo e poi bisognerebbe premere piano in modo da fare, invece che il getto, gli schizzi. Il problema è che ieri ho provato talmente tante volte che si vede, non so se si veda, ho le macchie marroni sulle braccia, ho provato a lavarle in ogni modo, oggi ci riproverò, solo che non voglio farmi venire le braccia viola. E quelle che avete visto ieri bellissime nella foto me le ha fatte Irene, in caso io non riesca a premere questo coso, come ho già fatto ieri, questa parte del video con le lentiggine infatti se faranno schifo me le farò fare da Irene. Comunque la cosa bisogna premere veramente... Dai, esci. Nope. Ecco, non così, ma così. Quindi ora ci proverò. Bisogna chiudere bene gli occhi. Ok, potrei avercela fatta. Ma si vedono pochissimo, perché? No, volevo che apprezzaste. Cioè, ci sono, però non troppo. Fammi riprovare. Secondo me ho preso un colore troppo chiaro, boh. Guardate, sembro sai quelle ragazze rosse di capelli? Yes, ce l'abbiamo fatta, niente fail. No, raga, cioè, sembro troppo rossa di capelli. Quanto è cute. No, raga, io adoro, cioè, vi giuro, è troppo figo questo effetto. No, raga, è bellissimo, ce l'ho fatta da sola. Cioè, vorrei essere così realmente, niente trucco, solo gli occhi. E boom, bam. E adesso che abbiamo finito, visto che non volevo sporcare la tinta labbra, andrò a applicare la tinta labbra. Quella che andrò ad applicare è Bleached delle Velveteens, boh, di Lime Crime. Io vi giuro, raga, io adoro il packaging delle Velveteens. Comunque ne ho prese due. E questa qua l'ho presa l'altro ieri. Cioè l'ho presa, sì, mi è arrivata l'altro ieri. E nulla, la adoro perché con le lentiggini e tutto quanto fa sembrare le labbra nude di una ragazza che ha veramente i capelli rossi.
pescato bellissimo. La cosa che mi piace tantissimo erano le prime velvetines che provavo, che hanno un finish super matte e che dura tantissimo. Quindi direi che ce l'abbiamo fatta, questo video è andato alla grande. Siamo riusciti anche a fare le lentiggini. Ditemi se ci proverete, mandatemi video sui direct, non lo so, fatemi vedere, raga, ne ho visti di video che, mamma mia. Scusate se il video è durato veramente tanto e ho parlato veramente poco, è che è il più lungo di With Me che volevo fare, che ho fatto, e quindi volevo fosse abbastanza perfetto. Nulla, spero che il video vi sia piaciuto, se volete altri look o cose chiedete pure. Se volete che provi magari dei marchi apposta, che vi faccio vedere determinati marchi, ditemelo che cercherò di accontentarvi tutti. Noi ci vediamo in un prossimo video, quindi spero che il video vi sia piaciuto ancora. Vi mando un bacio. Ciao!